Buongiorno ragazzi, stamattina, oggi è il 10 di giugno, stamattina mi sono alzata, ho guardato nella mia scatola e ho trovato una farfalla. Vedete che quasi tutti i bozzoli sono ancora al loro posto, ma là in fondo, vedete, c'è un bozzolo con il buco. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino, ok? Questo liquido marrone che rilasciano quando escono dal bozzolo e là c'è la nostra farfalla. Adesso cerco di farvela vedere più da vicino, vediamo se riesco a prendere il bozzolo da questo lato. Ecco, queste farfalle vi ricordo non sono in grado di volare, quindi non c'è rischio che vadano da nessuna parte. Vedete, non hanno colori vistosi, hanno lo stesso colore che avevano praticamente i bachi in precedenza. Si possono ancora distinguere i metameri sull'addome, li vedete? Così come erano composti da metameri i bachi. Adesso lo sono anche queste farfalle, lo stesso numero che avevano in precedenza, lo hanno anche ora, solo che adesso sono pelosini questi metameri e hanno sviluppato le ali, vedete? Hanno le zampe più lunghe, ma sono le stesse che avevano nella parte anteriore del corpo, ve le ricordate? Quelle diverse rispetto a quelle della parte posteriore. Hanno questo capo con queste due antennine, quelle qua. Vedete? So, nei prossimi giorni mi aspetto che escano anche le prossime, perché questa è la prima. Adesso la rimetto lì. Ecco, non si muove, vedete, sarà morta, no, poco fa si è mossa, è lei che è uscita dal bozzolo, scusate, poi si è messa a camminare sul bozzolo, adesso vediamo se decide di fare qualche movimento per farvi vedere che è viva. Si starà anche chiedendo perché la stiamo riprendendo. Ecco qua, questa è la prima e nei prossimi giorni, quando escono le altre, altri video. Buona giornata!